Io non sono ancora candidato, diciamo, continuo questa operazione di ascolto, Beto, credo che tra qualche giorno dovrò sicuramente trarre le conclusioni di che cosa succede, o ripeto, altrimenti faremo altre valutazioni, io una fatica la tengo sempre, diciamo. Quindi... candidato dal punto di vista dei partiti politici della Lega, le è rimasta solo la Lega in questo momento? Ma guardi, a me non è, diciamo, in questo momento proprio nessuno, quindi se dobbiamo dirla, il nostro è un progetto inclusivo, se si vorrà convergere su un modello diverso di politica, che noi abbiamo l'ambizione di voler contrapporre a quello della sinistra, che ripete una scena vista negli ultimi 30 anni, e allora ne saremo felici, altrimenti, come ho detto, trarremo le nostre conclusioni. Forza Italia e Fratelli d'Italia cominciano un confronto con Rastrelli, questa è una condizione che la preoccupa? Ma no, a me non mi preoccupa, ognuno fa le sue valutazioni, Rastrelli è persona degnissima di rappresentare la destra, vediamo, ripeto, io credo che Napoli abbia, da questo punto di vista, il centrodestra napoletano abbia una grande occasione, cioè quella di elaborare un modello, un progetto per Napoli assolutamente diverso, e bisogna, le occasioni talvolta si prendono, se poi passano è difficile, diciamo, che ritornino. E chi ha più bisogno dell'uno e dell'altro? Oh, guardi, Maresca non ha avuto bisogno della politica, bisognerà capire, fino ad oggi, bisognerà capire se la politica ha bisogno di Maresca, questo dovrà essere poi l'interrogativo dei prossimi giorni. Io non sono ancora candidato, diciamo, continuo questa operazione di ascolto, Beto, credo che tra qualche giorno dovrò sicuramente trarre le conclusioni di che cosa succede, o ripeto, altrimenti faremo altre valutazioni. Io una fatica la tengo sempre, diciamo, quindi è chiaro che o io, Rastrelli o chi che sia, ci dovrà essere un candidato di centrodestra, sta lavorando per questo. Quando decideranno se l'interlocuzione, come l'onorevole Salvini sta dichiarando, altri dichiarano cose diverse, quando decideranno noi ne prenderemo atto. Io non ho approfondito gli episodi di Santa Maria, mi sembra una brutta pagina, però non mi sento di esprimere valutazioni. Non ha visto il video? No, non ho ancora visto nulla, ho letto solo qualche cosa, però vedremo, i processi sono sempre lunghi e articolati.